Bau cerca casa. Un mattino Bau si sveglia sotto la pioggia. L'estate è finita. Grosse nuvole scure solcano il cielo ed un vento freddo gli soffia sul muso. Adesso non potrò più dormire all'aperto, pensa Bau. Così si mette alla ricerca di una casa. Bau cerca un rifugio fra le foglie e le pietre, ma non lo trova. Cosa stai cercando? Gracchia la gazza Cra dal suo albero. Una casa, risponde Bau. Allora costruisciti un nido. Farò proprio così, esclama Bau. Raccoglie dei ramoscelli e se li porta sull'albero. Poi li fissa tra due rami. Bello! È proprio facile! Pensa Bau e fa un salto di gioia. Razza di imbranato, mi distruggi la tana! Brontola la talpa Pit. Mi dispiace, non volevo, balbetta Bau. Sono scivolato dal ramo! Pit storce il muso e torna sottoterra. Buona idea, pensa Bau. Anch'io so scavare bene. Ma la pioggia riempie il buco che si è scavato e presto Bau si ritrova nel fango fino al collo. Tutto inzuppato, Bau zampetta fin sotto il melo. Lì scopre un verme che si scava il buco dentro una mela. Anch'io potrei infilarmi in una mela, riflette Bau. Allora sì che sarei al riparo dalla pioggia. E poi le mele sono così buone. Un morso e la prima mela scompare. Ma come? Si meraviglia Bau. Beh, si vede che era troppo piccola. Azzanna una seconda mela. E poi una terza, una quarta, una quinta, una sesta, una settima, un'ottava ed una nona. Ma tutte le mele sono troppo piccole. Bau si è mangiato così tante mele che la sua pancia gorgoglia. In quel momento arrivano tre ratti. Ragazzi, com'è grosso! Esclamano. È gonfio come un pallone! Flip sghignazza divertito. Sciocchezze, è un tappeto elastico! Dice Rick. Bau geme. Cerco una casa. Ah sì? Ride il ratto Rack. Vieni con noi, ti mostreremo un nascondiglio segreto. Stai attento però, da quelle parti si aggira un gatto selvatico. Nel campo di grano c'è un vecchio materasso e Bau ci si infila dentro da un buco. È proprio comodo. Ma all'improvviso qualcosa lo pizzica. Mugolando, Bau scappa dal materasso, che è già la casa delle pulci. Alcune gli si sono infilate nella pelliccia e adesso lo pizzicano dappertutto. Bau si butta a testa in giù in una pozzanghera e finalmente il prurito finisce. Sfinito, Bau china la testa fra le zampe e una lacrima gli scorre sul muso sporco. Cra e Flip, provando compassione per lui, chiedono agli altri animali. Perché non lo aiutiamo tutti insieme? Nessuno però sa cosa fare. Bau vede passare una chiocciola e singhiozza. Se solo potessi avere una casa come quella chiocciola!
La topolina Lilly lo sente e squittisce. Ho un'idea! Costruiamogli una casa! Esclama Lilly. Oh sì! Gridano tutti. Pete scava 4 buchi per le fondamenta e costruisce il tetto con le altre gazze. Tutti raccolgono il legno per le pareti e sistemano della paglia sul pavimento. Ognuno aiuta come meglio può. E in un battibaleno, ecco una cuccia nella radura. La cuccia è calda, asciutta e luminosa. Le lucciole la illuminano e Bau è così felice che piange lacrime di gioia. Nessuno vorrebbe andarsene. Si sta così bene a casa di Bau. Fine della storia.